L'uomo sulla soglia di Jorge Luis Borges è il racconto che leggeremo per cercare di mettere in pratica le nostre conoscenze sul narratore e ci chiederemo, anzitutto, quali sono i livelli della narrazione qua? C'è un narratore di primo livello, un narratore di secondo livello, un narratore di terzo livello. Poi ci chiederemo che tipo di narratore è questo? Questi, anzi, che si trovano in questo romanzo. Ecco, verificheremo quindi tutte queste conoscenze leggendo questo brano. Allora, bisogna stare un po' attenti, no? Perché è un brano in cui si appunto intrecciano le narrazioni. Ci sono vari livelli di narrazione. Incomincia così: Bioy Casares portò da Londra un curioso pugnale dalla lama triangolare e dall'impugnatura a forma di H. Il nostro amico Christopher Dewey, del Consiglio britannico, disse che tali armi erano d'uso comune nell'Indonesia e il giudizio espresso lo spinse a ricordare che aveva lavorato in quel paese tra le due guerre, Ultra Auroram Gangem, rammento che disse in latino, confondendo un verso di Giovenale. Delle storie che narrò quella sera, tento di ricostruire quella che segue. Il mio testo sarà fedele, mi liberi Allah dalla tentazione di aggiungervi particolari o di aumentare con interpolazioni di Kipling il carattere esotico del racconto. Questo, d'altronde, ha un antico e semplice sapore che sarebbe peccato perdesse. Forse è lo stesso delle Mille e una notte. Allora, questa prima parte del racconto ci introduce e ci dice che questo tale che parla in prima persona, potremmo dire quindi in un certo senso il nostro narratore, in un certo senso potrebbe essere lo stesso Jorge Luis Borges, racconta di aver sentito un tale Christopher Dewey che raccontava delle storie, dal momento che Dewey era stato in una regione, si può dire, dell'India, quando c'era il dominio inglese, no? Quindi questa è la prima parte della narrazione. In questa prima parte c'è un narratore di primo livello. Dalla riga, quindi 11 in poi, incomincia la seconda parte della narrazione, una narrazione di secondo livello, perché è una di quelle storie, no, che ha raccontato Christopher Dewey. L'esatta geografia dei fatti che narrerò importa poco. E poi, quale precisione conservano più a Buenos Aires i nomi di Amritsar o di Oud? Ah, ecco, abbiamo detto che Christopher Dewey sta raccontando queste cose in un locale. Quindi in un locale di Buenos Aires, dove appunto, ecco perché stavamo parlando prima di Borges, perché Borges è uno scrittore argentino, però sta raccontando una storia relativa, dicevamo, all'India. Quindi dice: non mi soffermo, dice Christopher Dewey, più di tanto sulla geografia, quindi sui nomi dei luoghi dell'India. Basterà dunque dire che in quegli anni vi furono tumulti in una città musulmana e che il governo centrale inviò un uomo forte per imporre l'ordine. Quindi abbiamo detto il governo centrale inglese, perché siamo appunto ancora nel periodo della colonizzazione, del dominio coloniale, e quindi gli inglesi mandano in una delle regioni del loro impero, delle Indie, eccetera, mandano un funzionario, insomma, per imporre l'ordine. Quell'uomo era scozzese, di un illustre clan di guerrieri, e nel sangue portava una tradizione di violenza. Una sola volta lo videro i miei occhi, ma non dimenticherò i capelli nerissimi, gli zigomi sporgenti, l'avido naso, la bocca, le larghe spalle, la forte ossatura di vichingo. Ecco, abbiamo detto che chi sta raccontando è Dewey, un amico del nostro narratore di primo grado, Christopher Dewey, narratore di secondo grado. E racconta di conoscere questo tale scozzese che era andato come giudice, insomma magistrato, in questa regione. David Alexander Glencairn, questo è il nome di questo scozzese. Si chiamerà stasera nella mia storia. Ambedue i nomi convengono perché appartennero a re che governarono con uno scettro di ferro. Infatti, l'allusione a Davide, re Davide, il re ebreo, e Alessandro, Alessandro Magno. David Alexander Glencairn, mi dovrò abituare a chiamarlo così, era, ritengo, un uomo temuto. La sola notizia della sua venuta bastò per pacificare la città. Ecco,
Ecco, attenzione, dice, è tutto un gioco di un intreccio particolare, per cui addirittura anche questo nome potrebbe essere fittizio. Infatti lo stesso Christopher Dewey dice, lo chiamo così stasera, ma forse non è questo il suo nome, mi dovrò abituare a chiamarlo in questo modo. Va bene, sta di fatto comunque dice, che era un tipo molto risoluto, molto duro. La sola notizia della sua venuta bastò per pacificare la città, quindi era giunto in questa regione, insomma, questa provincia dell'impero delle Indie, impero coloniale inglese, già il fatto che si sapesse della sua venuta incuteva timore a tutti gli abitanti della città. Ciò non impedì che egli decretasse diverse misure energiche. Passarono alcuni anni, la città e il distretto stavano in pace, Sikhs e musulmani avevano deposto le antiche discordie. E i Sikhs infatti sono di origine, di religione induista, mentre invece i musulmani appunto si contrappongono a questa religione. Quindi c'erano fazioni in quella città che si contrapponevano. Beh, insomma, quando arrivò questo tale scozzese, Glen Cairn, sembrava che tutte queste discordie fossero placate. Quando all'improvviso Glen Cairn sparì. Naturalmente non mancarono voci che l'avessero rapito o ucciso. All'improvviso questo tale, questo giudice, questo magistrato sparisce. Queste cose le seppi dal mio capo, perché la censura era rigida e i giornali non commentarono neppure registrarono, che io ricordi, la scomparsa di Glen Cairn. Ecco, abbiamo detto che Christopher Dewey era lì, era insomma del Consiglio britannico ed era stato lì, quindi ecco perché parla del suo capo, dice che ha sentito questa notizia, ha sentito che a un certo punto aveva sentito che questo tale scozzese era scomparso. Un proverbio dice che l'India è più grande del mondo, Glen Cairn, forse onnipotente nella città che una firma in calce a un decreto gli aveva destinata, era appena una cifra nel meccanismo dell'amministrazione dell'impero. Quindi questo Glen Cairn aveva avuto, la firma in calce vuol dire praticamente ha avuto questo incarico, no? Poi però era scomparso perché succedevano spesso cose misteriose in questo impero delle Indie. Le ricerche della polizia locale furono del tutto vane. Il mio capo pensò che un uomo solo avrebbe potuto destare minor diffidenza e ottenere un risultato migliore. Cioè, praticamente non riescono a ritrovare più questo giudice scozzese. Allora dice, ma queste ricerche ufficiali della polizia non sono arrivate a scoprire. Che fine ha fatto questo tale Glen Cairn? E allora il capo di Christopher Dewey dà a questo tale Christopher Dewey l'incarico di andare a ricercare questo Glen Cairn. 3 o 4 giorni più tardi, le distanze in India sono generose, io percorrevo senza troppa speranza le strade dell'opaca città che aveva fatto sparire un uomo. Sentii quasi subito l'infinita presenza di una congiura intesa a occultare la sorte di Glen Cairn. Ecco, arriva lì quindi Dewey. In questa città, per capire, per scoprire che fine ha fatto questo tale Glen Cairn, si accorge subito che c'è un po' di omertà, cioè la gente probabilmente gli sta nascondendo qualcosa. Non c'è anima in questa città, giunsi a sospettare, che non conosca il segreto e che non abbia giurato di serbarlo. Qualcosa gli faceva capire che la gente nascondeva la verità su questo tale Glen Cairn. I più interrogati professavano un'illimitata ignoranza, non sappiamo niente. Non sapevano chi fosse Glen Cairn, non lo avevano mai visto, mai avevano udito parlare di lui. Altri, al contrario, l'avevano scorto un quarto d'ora prima che parlava col tal altro. Addirittura mi accompagnavano alla casa dove erano entrati e dove nessuno sapeva niente di loro, o che i due avevano appena lasciata. A qualcuno di quei bugiardi minuziosi detti un pugno in faccia. I presenti approvarono il mio sfogo e fabbricarono altre menzogne. Insomma, adesso fa l'indagatore, questo tale Christopher Dewey, intuisce, capisce che la gente, anche perché le versioni sono contraddittorie, sta mentendo, reagisce anche in modo abbastanza duro. Non vi credetti, ma non osai disattenderle, cioè non credetti a una parola di quelle che mi dicevano queste persone. Però cercavo di tener conto di tutto quello che dicevano queste persone per arrivare finalmente alla soluzione di questo caso. Che fine aveva fatto questo tale Glen Cairn? Una sera mi dettero una busta con un foglietto di carta su quale era segnato un indirizzo. Quindi in un modo quasi anonimo,
comunicano comunque a Christopher Dewey qualcosa forse di utile. Il sole era calato quando giunsi, era un quartiere popolare e umile. La casa era bassa, dal marciapiede scorsi una successione di cortili di terra battuta e in fondo un chiarore, l'indirizzo che gli era stato consegnato in questa busta, questo foglio, insomma. Si dirige là, Christopher Dewey, per cercare di risolvere il mistero. Nell'ultimo cortile si celebrava non so quale festa musulmana. Entrò un cieco con un liuto di legno rossastro. Ai miei piedi, immobile come una cosa, stava accoccolato sulla soglia un uomo vecchissimo. Ecco, attenzione, siccome il racconto si intitola Un uomo sulla soglia, l'uomo sulla soglia, è chiaro che questo personaggio che adesso compare è fondamentale. Cioè, Christopher Dewey incontra questo uomo vecchissimo e questo svolgerà un ruolo fondamentale all'interno del racconto. Dirò com'era perché è parte essenziale della mia storia. In molti anni lo avevano ridotto e levigato come le acque fanno con una pietra o le generazioni degli uomini con un detto. Cioè, vuol dire, gli uomini quando si tramandano un detto, quindi non so, un testo oppure un proverbio, eccetera, poi dopo magari lo modificano nel corso del tempo, così come questo vecchio ormai era modificato dal tempo che si era accumulato. Lunghi stracci mi parve lo coprissero, e anche il turbante che gli fasciava la testa era uno straccio. Nel crepuscolo alzò verso di me un volto scuro e una barba bianca. Gli parlai senza preamboli, giacché avevo ormai perduto ogni speranza, di David Alexander Glencairn. Non mi comprese, forse non mi aveva udito. Dovetti spiegargli che era un giudice del quale andavo in cerca. Sentii nel dire quelle parole quanto fosse irrisorio interrogare quell'uomo antico, per il quale il presente era solo un indefinito rumore. Notizie della ribellione di Akbar potrebbe dare quest'uomo, pensai, ma non di Glencairn. Quel che mi disse confermò la mia idea. Ecco, attenzione, adesso si dà la parola a questo tale uomo sulla soglia, quindi l'uomo sulla soglia che inizia a parlare adesso è il narratore di terzo livello del nostro racconto. Un giudice, articolò con debole stupore, un giudice che si è perduto e lo cercano. La cosa accadde quando ero bambino, non conosco le date, ma ancora Nicholson, insomma, non era morto davanti alla muraglia di Delhi, è un personaggio quindi storico, un militare britannico. Il tempo che fuggì resta nella memoria, sarò di certo capace di ricostruire quel che allora accadde. Dio aveva permesso nella sua collera che la gente si corrompesse. Piene di maledizioni erano le bocche di inganni e di frodi, ma non tutti erano perversi. E quando fu bandito, cioè insomma fu stabilito, decretato, annunciato, che la regina mandava un uomo che avrebbe imposto nel paese la legge d'Inghilterra, la regina Vittoria allora c'era in Inghilterra, i meno cattivi si rallegrarono pensando che la legge è migliore del disordine. Giunse il cristiano, ecco, ricordate, qui siamo in un gruppo, in una regione in cui prevalgono i musulmani, quindi questo tale scozzese viene chiamato il cristiano, l'inglese. Non tardò a prevaricare, opprimere, a coprire delitti abominevoli e a vendere decisioni. Si riferisce questo tale uomo sulla soglia, quindi, ai decreti e alle decisioni prese da Glencairn, che, come abbiamo spiegato prima, era un tipo piuttosto severo e rude. Non gli demmo colpa in un primo tempo. La giustizia inglese che gli amministrava non era conosciuta da alcuno. Le apparenti ingiustizie del nuovo giudice rispondevano forse a valide e arcane ragioni. Quindi ragioni misteriose, segrete, però. Tutto avrà una giustificazione nel suo libro. La gente musulmana del posto diceva, magari lui si comporta così ed è giustificato dal libro della sua religione, quindi dalla Bibbia. Cercavamo di pensare così, ma la sua somiglianza con tutti i cattivi giudici del mondo diventava troppo evidente. Alla fine dovemmo ammettere che era semplicemente un malvagio. Finì per essere un tiranno. La povera gente, per vendicarsi dell'erronea speranza che un tempo aveva riposta in lui, prese a trastullarsi con l'idea di rapirlo e sottoporlo a giudizio. Le parole non bastano, dai progetti si doveva passare alle opere. Nessuno, forse, eccettuati i più semplici e più giovani, avevano creduto che quel proposito temerario avrebbe potuto essere portato a termine. Ma migliaia di Sikhs e di musulmani tennero fede alla parola e un giorno compirono, increduli, quello che a ciascuno di essi era parso impossibile: rapirono il giudice e gli dettero per carcere un casolare in un quartiere fuori mano.
Poi informarono coloro che erano stati offesi da lui, in qualche caso gli orfani, le vedove, giacché la spada del boia non aveva riposato in quegli anni. Infine, questa fu forse la cosa più difficile, cercarono e nominarono un giudice che giudicasse il giudice. Oh, allora questo tale uomo sulla soglia ci racconta che il giudice Glencairn era stato catturato e questa volta i musulmani Sikhs, che erano sempre stati un po' in contrasto fra di loro, erano stati invece d'accordo a imprigionarlo, catturarlo, e adesso gli stavano facendo una specie di processo sommario, richiamando tutte le persone che avevano comunque qualcosa da dire su quello che lui aveva fatto, sulle sue sentenze, sulle sue condanne a morte, perché il boia, si diceva appunto, non era stato fermo in quegli anni. E quindi anche orfani e vedove, cioè quelli che avevano perso i genitori oppure i mariti. A questo punto lo interruppero alcune donne che entravano nella casa, interruppero il racconto dell'uomo sulla soglia, di questo vecchio. Poi proseguì lentamente. È fama che non v'è generazione che non conti quattro uomini retti, che segretamente sorreggono l'universo e lo giustificano davanti al Signore. Uno di tali uomini sarebbe stato il miglior giudice. Ma dove trovarli? Se vivono sperduti per il mondo e anonimi, e non si riconoscono quando si vedono, e se neppure essi conoscono l'alto magistero che esercitano, qualcuno allora disse che se il destino negava i savi, bisognava cercare i dissennati. Questa opinione prevalse. Studiosi del Corano, dottori della legge, Sikhs, che hanno nome di leoni e che adorano un solo Dio, Hindu, che adorano innumerevoli dei, monaci di Mahavira, che insegnano che la forma dell'universo è quella di un uomo con le gambe aperte, adoratori del fuoco ed ebrei negri, formarono la giuria, ma il giudizio finale fu affidato all'arbitrio di un pazzo. Dice quindi questo uomo sulla soglia, racconta che tutti quanti, insomma, formarono la giuria di questo processo al giudice Glencairn, ma come giudice supremo fu scelto uno un po' pazzo, perché dice non si fu in grado di trovare una persona savia, sapiente. A questo punto lo interruppero persone che lasciavano la festa. Di un pazzo, ripeté, affinché la attenzione, c'è una festa musulmana. Ricordate che prima stava raccontando questo. Ogni tanto il racconto dell'uomo sulla soglia viene interrotto. Queste interruzioni a noi paiono per il momento del tutto prive di significato, assumeranno invece un significato alla fine del racconto. Capiremo che tipo di festa si stava facendo, che festa stavano facendo questi. Lo capiremo dopo. No, 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 assolutamente no. No, no, assolutamente no. Di un pazzo, ripeté. Affinché la sapienza di Dio parlasse attraverso la sua bocca e umiliasse le superbie umane. Cioè il nostro uomo sulla soglia dice che il giudice è un pazzo, perché la sapienza di Dio può parlare attraverso la bocca di un pazzo e umiliare le superbie umane. Il suo nome e il nome quindi di questo giudice, se perduto non si è mai saputo, ma andava nudo per queste strade, era pazzo, o coperto di stracci, contandosi le dita col pollice e facendosi beffe degli alberi. Il mio buon senso si ribellò. Attenzione, qui ritorna Christopher Dewey. Quando dice il mio buon senso si ribellò, ritorna il narratore di secondo livello. Disse che affidare a un pazzo la decisione era infirmare il processo, cioè invalidare il processo. L'accusato accettò quel giudice, fu la risposta, cioè Glencairn accettò quel giudice. Forse comprese che, dato il pericolo che i congiurati correvano se lo lasciavano in libertà, solo da un pazzo egli poteva non attendersi una sentenza di morte. Ho udito dire che rise quando gli dissero chi era il suo giudice. Molti giorni e notti durò il processo a causa del gran numero di testimoni. Tacqui. Un'intima preoccupazione lo tormentava. Per dire qualcosa, chiesi quanti fossero stati i giorni del processo. Almeno 19 giorni del processo, rispose. Gente che lasciava la festa lo interruppe di nuovo. Ecco, dicevamo c'è una festa. Gente che lo interruppe di nuovo. Il vino è vietato ai musulmani, ma le facce e le voci parevano di ubriachi. Uno gli gridò qualcosa nel passare. 19 giorni appunto, rettificò. Il cane infedele ascoltò la sentenza e il coltello infierì sulla sua gola. Parlava con gioiosa ferocia. Con voce mutata pose termine alla storia. Morì senza paura, nei più vili e qualche virtù. Dove accadde quello che hai narrato? Gli chiesi. In un casolare? Per la prima volta mi guardò negli occhi, poi precisò con lentezza misurando le parole. Ho detto che in un casolare gli dettero carcere,
non che lì lo giudicarono, in questa città fu giudicato, in una casa come tutte, come questa. Una casa non può differire da un'altra, quel che importa è sapere se è edificata nell'inferno o nel cielo. Gli chiesi della sorte dei congiurati. Non so, mi disse con tolleranza. Queste cose accaddero e furono dimenticate da molti anni. Forse ricondannarono gli uomini, ma non Dio. Detto ciò si alzò. Sentì che le sue parole mi congedavano e che io ero cessato per lui da quel momento. Attenzione, qua riprende a raccontare Christopher Dewey e c'è la fine del racconto. Sembra che l'uomo sulla soglia abbia parlato di qualcosa avvenuto chissà quanto tempo prima, chissà quanti anni prima. In realtà la cosa è appena avvenuta, infatti dopo dice: una folla fatta di uomini e di donne di tutte le nazioni del Punjab, cioè di quella regione, insomma dell'impero delle Indie, irruppe pregando e cantando su di noi, quasi ci trascinò via. Mi stupì che da cortili così angusti, che erano poco più che lunghi anditi, cioè stretti corridoi, potesse venire fuori tanta gente. Altri uscivano dalle case vicine, certamente avevano saltato i muri di cinta. A forza di spinte e di imprecazioni mi feci strada. Nell'ultimo cortile mi imbattei in un uomo nudo, coronato di fiori gialli, che tutti baciavano e festeggiavano e che aveva una spada in mano. Chi è quest'uomo nudo? È il giudice pazzo di cui si era parlato prima. La spada era lorda di sangue, cioè è praticamente la persona che ha appena giustiziato il giudice Glencairn. Non è morto da tanto tempo. È stato appena ucciso proprio in quel posto lì. L'aveva detto l'uomo sulla soglia, che poi era stato giudicato in una casa come questa. E anzi, era stato giudicato proprio in quella casa. La spada era lorda di sangue. Perché aveva dato morte a Glencairn, del quale nelle stalle in fondo al cortile trovai il cadavere mutilato. Ecco quindi come è morto Glencairn e quando era stato appena ucciso, appena giustiziato. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio. All'indirizzo www.gaudio.org/news.